ginocchia, mannaggia miseria. Aia. Però ti metti seduto qua e t'arrosto. Ma fa male o ginocchio. Ma non è che sei ancora contagioso, non è che gemello, ragazzi. Ma che contagioso? Ah, per te già Bruno, sei tu. Sentite, ma perché non chiamate un dottore, eh? Che qua rischio di rimanere paralitico. Ti ho fatto una domanda, rispondi alle domande e basta. Vertaggio Bruno, sei tu? Sì. Vabbè. Te lo chiami il dottore. Tu facci il nome dei tuoi complici. Non li so, è tutto nei piani. Se non sai niente non puoi fare neanche la spia. Noi ci dobbiamo dividere i soldi e ce ne dobbiamo scappare. Questo è tutto. Ma secondo te non ci dobbiamo credere? E perché non ci dovete credere? Guardate che questa è la verità, eh. Ma come si fa a credere a uno che va a fare rapine con la carta di identità a sacco? Sentite. Io li ho conosciuti in un bar, non sapevo manco che avevano le pistole. E pistolovere, chi le so pazzi? So pazzi! E tu quei pazzi ti vai a mettere adesso, eh? Le soldi. Non ho capito, alza la voce. Le soldi, Renato, i debiti. Io lavoro tutto il giorno e non ce la faccio. Io sono un povero elettricista. L'elettricista è Mariolo. Vabbè, come volete voi. Però mi ho chiamato un dottore, perché quel negro mi ha rotto il ginocchio, non lo so. Lo chiamiamo il dottore. E tu facci il nome dei tuoi complici, eh? Non li so, non li so. Non servono i nomi per parlare. Pure a te stiamo parlando. Eppure non ci conosciamo. Non è la stessa cosa. Eh? Allora, mo ti facciamo vedere un bel album di fotografie, va bene? Va bene, va bene. Però chiamate un dottore, perché io non riesco nemmeno più a muovere la gamba. Io non lo so. Anche se non vogliamo che esistano. Anche se vorremmo che fossero invisibili. Eh no, bello mio. Mi dispiace. In carcere mi può interrogare solo il giudice. E poi c'ha da sta pure l'avvocato mio. Che bello, Antò. Vedi la democrazia che avanza, eh? Tutti sanno i propri diritti. Senti, questo non è un interrogatorio. Questo è un colloquio informale tra noi e te. Un colloquio investigativo. Ma che mi hai pigliato, me lo fessi? Come va, ginocchio? E che te ne importa a te? Ti hanno fatto il lastro. Sì. E beh, è uscito qualcosa di tutto. Tieni, non è uscito niente. Meglio, no? Così come non gli fa causa a quello. No, a quello come esco di qua l'ammazzo io con le mani mie. E già ci hanno pensato gli amici tuoi. Eh? Eh sì, gli hanno dato una bella ripassata e ti hanno messo nei guai. Ma voi state dicendo un sacco di stronzata, già dice la verità. Rapina a mano armata. Tentato omicidio, tu stai dentro e loro stanno fuori, indovina chi paga. Ma che cazzo c'entro io? Tutt'oggi per noi tu sei un complice. Ah, tutt'oggi? E che vuol dire? Gli amici tuoi lo sanno.